Bella a tutti ragazzi, bentornati qua a Passo del Tonale in questo clima invernale. Come al solito io sono Gabri, io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido. Vai Birillo, esponicelo. Dov'è il liquido, Gabri? Ragazzi, l'ho trovato il Round Black. Allora andremo a recensire oggi il liquido di Danielino, quello nuovo, Black Round Black 77 Danielino mitico. Un liquidozzo. Al suo interno c'è una base di tabacco, sciroppo d'acero, vaniglia e zucchero di canna. Ora andremo all'interno a fare la recensione di questo liquidozzo. Vi lasciamo a fra poco. Ciao, a dopo. Ciao. Eccoci arrivati alle prove di svapo e conclusioni finali di questo liquidozzo. Io andrò a provare sul Gani e il Druga. Io sopra il tubetto della Just S3 con il Kaifun 5. Che si abbina bene. Buono, mi piace. Anche in clouds. La guancia buona. Cosa senti? Subito una linea leggera di tabacco. Di tabacco. E poi la parte dolce. Un po' di zucchero di canna e un po' l'acero. Sì. Un sciroppo d'acero. Buono. La vaniglia molto leggera. Sì. Molto finale. Un buon liquidozzo all day, va bene, se fumi sia di guancia che da cloud. Sì, 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 si abbina molto bene con tutte e due le categorie. Che voto ci dai, Gabri, a questo liquidozzo qui? Io un 7,5-8, a me mi piace. Sì, anche a me, un 7,5-8. È un qualcosa di mi diverso. Mi piace di più round, il primo sì. Che ha fatto è spettacolare. Però questo qua è qualcosa di diverso. Sì, una linea tabaccosa che si può fumare anche, diciamo, MTL. Sì. Tiro da guancia, sia da cloud, perché viene un 70-30, viene. O 60-40 con la base, se ci metti la base di nicotina. Sì, poi la scelta di chi, dello svapatore. Certo, certo, un bel liquidozzo. Allora, dalla taverna dello svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a trovare. Prostata!